Il Museo dello Sbarco è il luogo della memoria, il simbolo di uno dei più importanti sbarchi delle forze alleate, quello del 9 settembre 1943, il secondo più imponente per risorse umane e mezzi utilizzati. L'operazione Avalanche fu strategica per liberare l'Italia dall'occupazione nazista. Il Museo dello Sbarco e di Salerno Capitale ha accolto il nuovo console generale degli Stati Uniti a Napoli, Mary Ellen Countryman, che ha scelto proprio la sede di Via Allende come prima tappa della visita istituzionale, che l'ha portata anche al comune di Salerno, ricevuta dal sindaco Napoli, e poi a passeggio per le strade di Lucida Artista. Mary Ellen Countryman si è intrattenuta per quasi un'ora nello spazio del Museo dello Sbarco, dove, accompagnata dal direttore Nicola Oddati, ha conosciuto la storia del museo ammirando i vari reperti e le testimonianze raccolte in questi anni. Mary Ellen Countryman è console generale degli Stati Uniti a Napoli dallo scorso agosto. In passato ha ricoperto importanti incarichi diplomatici in diverse città del mondo, tra queste anche San Pietroburgo e Tokyo, oltre ad essere stata vice segretario stampa della Casa Bianca e direttore dell'ufficio stampa presso il National Security Council. Fra i primissimi eventi a cui ho partecipato dopo il mio arrivo a Napoli è stato il Salerno Day a Pesto. E da quel momento mi interessava molto visitare proprio questo museo. Quali sono le sue emozioni che ha provato vedendo questo museo e che ne pensa di questo museo? Devo dire che preservare le memorie di quegli eventi di 73 anni fa, molto importante, anche, soprattutto per le nuove generazioni, perché qui molti anni fa, proprio in questi luoghi, persero la vita molti giovani, molti delle quali americani, per difendere gli stessi valori a cui si è ispirata la vostra Costituzione. Anche la nostra, si ispirano fino ad oggi le nostre democrazie.